importanti riguardo alle piante che vivono insieme a noi e a volte non le consideriamo, giusto direttore? Come no? Vabbè, sempre un direttore. E poi non puoi dire, invece che voi siete tutto sommato una comunità più fortunata degli altri. Quindi non vediamo l'ora di ascoltare il dottor Durini. Intanto passo la parola al direttore del museo di Calimera Storia Naturalia, un museo di storia naturale, e siamo pronti per iniziare. Prego. Bene, grazie. Allora, intanto voglio ringraziare l'amministrazione regionale che ci ha messi nelle condizioni di un po' di rinascere in qualche modo. Perché voi sapete benissimo, insomma, non c'è bisogno di che lo dica, l'epidemia di questi ultimi due anni ha bloccato tutto il pianeta, quindi figuriamoci se non bloccava anche noi nell'estremo sud dell'Italia meridionale. Però devo dire che c'è voglia di fare, c'è voglia di ricostruire, di rinascere appunto. Questo è un piccolo esempio, insomma. Noi speriamo di ripetere questa stessa esperienza in primavera, un periodo in cui in campagna ci sono molte più erbe alimentari e quindi sicuramente il corso sarà più interessante, più pieno di campioni, proprio raccolti direttamente. Questa sera voi vedrete la parte teorica, invece la parte pratica sarà, come avete letto sul manifesto, sarà domani mattina con la dottoressa Accogli dell'orto botanico di Salento. Oggi invece abbiamo il dottor Durini, che è un esperto botanico, in particolare di licheni, si occupa di licheni, che sono un aspetto vegetale completamente sconosciuto in più, e ci farà tutta la parte teorica, non sui licheni naturalmente, ma sulle nostre piante, ovviamente sulla parte teorica, cioè la parte generale per affrontare un qualunque discorso di riconoscimento. Noi invece del museo ospitiamo questo, siamo protagonisti perché poi Maurizio, il dottor Durini, è parte integrante dello staff, è uno dei nostri ricercatori, quindi fa parte dello staff del museo in maniera semi-permanente, possiamo dire, perché quando è stato scappi, non riusciamo a tenerti legato, abbiamo provato con lucchetti e catene, ma niente, spezza tutto la via. E quindi, come già accennava l'assessore, noi rivedremo, non soltanto rivedremo questa, ma farà parte di un ciclo di piccoli seminari, uno sarà dedicato probabilmente all'olio, un altro alla vite, e quindi anche questi vediamo da gennaio a febbraio, insomma, poi lo saprete perché saranno pubblicizzati, lo faremo in accordo con il comune che gentilmente ci ha concesso il suo patrocinio, insomma c'è una collaborazione che sta partendo, devo dire, in maniera molto costruttiva, e di questo insomma sono particolarmente contento perché come da parte insomma il museo comunque deve rinascere, deve vivere e soprattutto deve essere aperto alla città, a Calimera, perché siamo lo stesso, già siamo lontani per ovvi motivi, questo se è vero che da una parte è un bene perché abbiamo a disposizione un bosco, abbiamo a disposizione spazi, dall'altro ovviamente penalizza magari i propri cittadini che vorrebbero farsi una passeggiata, però devono fare un chilometro e mezzo per arrivare qua e chiaramente lo vivono di meno. Dove stavo prima forse vedevamo qualche calimerese in più che si affacciava perché eravamo proprio in città, però capite benissimo che le strutture erano industrie, erano strette, quindi dovevamo spanderci, quindi sì, è la sede ideale, in effetti un po' distanti dal paese. Quindi noi speriamo di avere però più frequenza calimerese. Sì, però va bene così questa location, perché sì, lontana dal centro abitato e quindi la fauna, la flora. Questo è veramente il luogo ideale per un museo di storia naturale, soprattutto con la vocazione che ha questo di Calimera, cioè con il fatto che noi recuperiamo gli animali feriti, quindi abbiamo tutta la parte del vivo che ovviamente il paese veramente prima era, per chi li vuole visitato, insomma era molto molto sacrificata, adesso invece gli spazi sono più ampi, quindi tutto è cambiato. Niente, basta, io vi ho appoggiato, mi sembra a sufficienza. Adesso passo la parola a Maurizio che invece vi darà una botta di vita. Come no? Grazie ancora per esserci.
benvenuti. E devo dire che non me l'aspettavo questa presenza così veramente numerosa, mi fa molto piacere, soprattutto per loro, perché gli ripaga degli sforzi profusi per organizzare questa iniziativa. Allora, io ho preparato una serie di slide, ma secondo me, diciamo, cerchiamo di fare più una chiacchierata, insomma, per non rendere questa parte, che dovrebbe essere propedeutica alla giornata di domani, noiosa, perché purtroppo, guardate, quando si affrontano queste tematiche, dove l'obiettivo è quello di identificare un organismo vivente, chiaramente bisogna appropriarsi un poco di tutta la terminologia necessaria per poter poi interpretare quanto è riportato su questi testi, vedete? Cioè noi, per esempio, per identificare il nome di una pianta che è lì fuori, si usano testi come questo qui, d'accordo? Questa è la flora d'Italia, questa è la vecchia versione, lì dentro ci sono quattro volumi di questa, sono quattro, quindi sono contenute praticamente tutte le piante che ad oggi ufficialmente sono state caratterizzate e identificate nel nostro paese. Vi faccio vedere come è fatto, giusto per farvi capire un po'. Non ci sono fotografie, quindi ci sono soltanto degli schemi, dei disegnini, quindi è chiaro che la difficoltà per un neofita dove sta? Sta proprio, risiede proprio nel fatto che bisogna essere poi, bisogna conoscere bene tutti quei termini che sono contenuti in queste descrizioni molto brevi delle varie specie, e sono termini che chiaramente noi dobbiamo conoscere attraverso uno studio soprattutto della morfologia delle piante, d'accordo? Questo è anche importante, perché? Perché bisogna conoscere bene questi elementi, anche per evitare degli errori di raccolta. È vero che tra le piante spontanee la presenza di piante, diciamo, tossico-velenose è molto inferiore rispetto, per esempio, a quanto accade nel mondo dei funghi. I funghi sono sostanzialmente tossici un po' tutti, anche quelli che mangiamo, diciamo che lo sono molto meno, ai minimi termini, non ci provocano problemi, però sarebbe buona regola per tutti, quando si cuocevano i funghi, per esempio, di buttare via l'acqua di prima bollitura, però purtroppo con quella si butta via pure un pochino di aroma, quindi la tossicità dei funghi è soprattutto a livello epatico. Quindi questo lo dico perché comunque, per fortuna, con le piante spontanee questo problema è molto ma molto più ridotto. Tuttavia ci sono delle piante, per esempio come la mandragora, che è vero che è diffusa ma non come le altre piante ad essa simili, come per esempio la borragine. Però molte volte una raccolta così, magari un po' più superficiale, più distratta, ha determinato casi di intossicazione anche grave, qualche volta addirittura con esito fatale. Qualche volta addirittura nei prodotti confezionati si è trovato qualche frammento di queste piante, perché poi sapete, per esempio, una coltivazione di spinacio, è chiaro che lì si va a raccogliere, poco si va a fare una distinzione specifica se c'è o meno una pianta infestante che magari ha questo potere tossico. Peraltro le foglie di queste piante, che si possono confondere con quelle edili commestibili, o dette anche alimurgiche, secondo un termine coniato da un medico del passato, è difficile, se non si ha appunto una conoscenza specifica di alcuni caratteri morfologici, soprattutto delle foglie, ma soprattutto la conoscenza poi del ciclo biologico di queste piante. Perché se io so che, per esempio, la borragine, ad esempio, mi fiorisce nel periodo primaverile estivo, e io adesso, uscendo in un campo, in colto, mi ritrovo una pianta simile alla borragine, con fiori dello stesso colore, ma poi magari, se poi vado più nel dettaglio, capisco che il fiore ha una struttura anatomica diversa, di morfologia diversa da quella della borragine. Però le devo conoscere queste cose, altrimenti se io non le conosco le scambio per borragine e raccolgo materiale con il quale io mi posso intossicare, perché magari uso le foglie più giovani. Anche con la borragine veramente dobbiamo stare attenti, perché la borragine contiene sempre delle sostanze, sono degli alcaloidi, che se usati in quantità, diciamo, eccessiva, possono essere anche questi tossici. Tant'è vero che è buona raccomandazione che
che noi ci tramandiamo dal passato, raccogliere sempre le foglie sempre molto giovani, che sono meno ricche di queste sostanze tossiche, e comunque consumarne poche, modesta quantità, in un'insalata cruda, per esempio. Comunque la mora è una di quelle piante che si raccoglie molto spesso insieme alla cicoria e così via. Allora, vi ho fatto vedere questo mattone giusto per capire, insomma, che cosa significa andare a dare il nome e il cognome a una pianta. Io andrò velocissimo su questa. Se posso mettere gli occhiali, ci mancherebbe altro, la giustifica che la legge di voi. No, non l'ho fatto, poi se va bene, si può. Dicevo prima, quando l'assessore ha fatto i saluti, siete, secondo me, una comunità ancora fortunata sotto certi aspetti, perché in particolare la Regia Salentina custodisce e custodita, avete saputo custodire, meglio di altri, tipo per esempio Lecce, io vengo da Lecce, ormai questo mito di prendere sempre, di imitare modelli di sviluppo che abbiamo capito che non ci portano da nessuna parte, voi secondo me avete saputo custodire dei valori molto importanti sui quali si fonda invece la prospettiva di sviluppo sostenibile, oggi si usa molto questo termine, e secondo me invece sono proprio questi i valori che identificano un territorio e che sono alla base anche del successo di un'offerta che il territorio promuove nei confronti, per esempio, che ne so, se parliamo di turismo, questa zona ha molto da dire. Tra questi, diciamo, valori, sicuramente il valore naturale, il capitale naturale ha un'importanza fondamentale, perché la ricchezza di un paese, che ne dicano ancora alcuni economisti di vecchia maniera, si basa sulla risorsa naturale. Quello è il vero capitale. Se noi lo sappiamo conservare, allora creiamo sviluppo economico, altrimenti siamo destinati a chiudere questa nostra storia su questa, diciamo, su questo pianeta. Nel, diciamo, ritagliando uno spazio all'interno di questo contesto, le piante spontanee, diciamo, che assumono un ruolo anche importante. Oggi chiaramente e domani questo nostro interesse è finalizzato alla raccolta per fini eduli, mangerecci, diciamo. Però conoscere le piante spontanee significa comunque anche saperle poi valorizzare, custodire, perché ogni organismo di questa natura comunque è un'espressione naturale che ha un ruolo, diciamo, in quella che è definita così la catena alimentare, la catena delle reti ecologiche, che magari molte volte noi neanche conosciamo. Come si fa per andare avanti? Se no faccio una premessa che ok, questa qua, così? Sorvolerò su queste cose, che queste sono le risorse stagi che si mettono quando si fanno i corsi proprio di botanica, no? E si fa questa distinzione tra sistematica, tassonomia, classificazione. Questo lo faccio spesso perché molte volte questi termini vengono usati tutti insieme, cioè come dei sinonimi. In realtà è vero che diciamo, sono integrati tra loro, ma ognuno ha un suo significato. Di tutti questi aspetti, diciamo, che rappresentano poi dei passaggi di conoscenza nell'ambito botanico, noi siamo qui, cioè il nostro compito oggi, domani, è proprio quello di identificare. Noi non siamo, non stiamo classificando, perché la classificazione delle piante è già stata fatta e sta qui, l'hanno fatta i botanici, né ci occuperemo di tassonomia, tantomeno di sistematica, perché la sistematica è, diciamo, quella materia che si occupa di capire quali sono le analogie, le differenze tra tutti gli organismi viventi, e si serve di molte branche della biologia applicata, dalla genetica all'anatomia, alla citologia, all'istologia. Quindi, diciamo, il nostro compito è soltanto questo. Noi oggi e domani faremo in pratica come fanno ai posti di blocco, che so, gli agenti ci fermano e ci chiedono patente e libretto. Nella nostra patente c'è il nostro nome e il nostro cognome. Ebbene, sappiate che ogni organismo animale, vegetale, ha, questo lo salto, scusatemi, ha un nome e un cognome. Il cognome in questo caso si riferisce al genere di appartenenza, mentre il nome, il secondo, identifica quella specie.
D'accordo? Vabbè, questo è un panorama così molto generale. Noi tra tutte, io mi occupo in particolare di questi, e dico soltanto due cose perché sennò i licheni sono veramente una curiosità bellissima, affascinante della biologia, delle scienze naturali, perché sono il frutto, noi li vediamo così, ma in realtà questi sono il frutto di una simbiosi, di una unione, di un matrimonio tra componenti diverse, tra alghe e funghi, che si mettono insieme con forme diverse, con strutture diverse, però nel momento in cui si mettono insieme formano delle strutture addirittura completamente diverse da quelle dei genitori di partenza. Di questo ne parleremo probabilmente con qualche altro incontro, sicuramente noi oggi ci soffermeremo soltanto su questa parte, cioè su quella parte delle angiosperme, delle piante cosiddette a fiore, e in particolare sulle piante appunto che hanno questa funzione alimentare. Questa la salto perché bene o male sappiamo tutti insomma come è fatta una pianta. Le radici le conosciamo un po' tutti, ognuna ha un nome particolare in base alla struttura, però naturalmente questi termini, questi nomi poi compaiono qui dentro quando ci chiedono, se noi quando studiamo una pianta a cui dobbiamo dare il nome, la chiave ci chiede che radice ha, per esempio. Bene, se quasi sempre queste piante che raccoglierete, tipo la cicoria selvatica, hanno questo tipo di radice, che è una parte ingrossata, questo tipo di radice si chiama fittone, radice a fittone. Lo abbiamo studiato tutti quando eravamo pure ragazzi alle scuole, ma poi. Il fusto può essere ovviamente quasi sempre aereo, ma ci possono essere anche aspetti di fusto sotterraneo come quello che conosciamo. Sulle foglie vado anche molto veloce, perché dovremmo imparare un po' di terminologia su come sono fatte queste foglie. Diciamo che la parte importante, per esempio, ci può riguardare la forma. Come sappiamo ci sono tante forme, chiaramente la forma di solito così per descrivere una foglia si prende in prestito o una figura geometrica, per esempio, oppure qualche altra figura. Per esempio in questo caso il primo botanico che ha visto questa foglia, siccome gli sembrava somigliare a un uovo, ha dato la forma ovale, chiaro. Oppure questo che è un uovo rovesciato. Perché rovesciato? Perché se qui il picciolo è sulla base, la parte più larga dell'uovo, qui invece è sull'apice dell'uovo. È come se l'uovo noi l'abbiamo preso e l'abbiamo girato così col picciolo. E quindi questa è ovata e questa è ovata. Molto spesso nella raccolta delle piante alimentari, soprattutto le composite, noi troveremo questo tipo di struttura fogliare che è sempre solito alla base, che è quella che poi raccogliamo quando dobbiamo appunto portarcela a casa. Ebbene, questo tipo di struttura si chiama rosetta basale, forma cioè una sorta di fiore basale, va bene? Questo, vabbè, qui sorvolo perché sennò non ne usciamo più. Ecco, una cosa importante per esempio da riconoscere, perché è un elemento diagnostico per capire se una pianta è effettivamente quella che stiamo cercando oppure una similare e magari una pianta tossica. Molte volte lo possiamo capire anche dal margine della foglia, se è dentato, per esempio i dentelli sono piccoli aguzzi, sono tutti verso l'esterno, oppure se è seghettato. La differenza tra questo e questo è che la seghettatura sono dei dentelli un pochino più pronunciati e sono tutti orientati verso l'apice, c'è questa particolarità, quindi dentato uno, seghettato è questo. Se io invece su questi dentelli dovessi passare, che so, una carta vetrata, lì dovessi appunto una lima, una pialla, questi li arrotonderei e quindi ottengo questo disegno che si dice crenato, va bene? Poi, un'altra cosa è questo, le foglie, il grado di incisione, perché la foglia intera, abbiamo visto all'inizio, è così tutta intera, però molte volte la lamina viene incisa come se, che so, venisse mangiata insomma. Allora nel primo caso abbiamo una foglia lobata, poi abbiamo queste un pochino più incise, quando l'incisione
via via entra e si dirige verso l'asse della foglia, prendono questi vari nomi, d'accordo? Vabbè, questo lo possiamo. Questa è una tipica pianta che incontrerete domani, per esempio, in campo. Come vedete, questa è strutturata così. Ha una parte basale, che abbiamo visto anche prima, che sono le foglie, la rosetta, poi lungo l'asse, il caule, così chiamato, ci sono altre foglie. Queste sono foglie che qui si vede male, però di solito hanno perso il picciolo e quindi si dice che sono foglie sessili. E poi, in particolare, la base qui si è sviluppata ed è andata un po' ad abbracciare il caule, il fusto, e quindi si chiamano foglie amplessicabili, in questo caso. Coprono. E più in là le foglie assumono un'altra funzione, che è quella, per esempio, di proteggere i fiori o le infiorescenze, e prendono il nome di brattee, di foglie bratteali. Però queste sono tutte, diciamo, trasformazioni che sono avvenute nel corso dell'evoluzione. Poi un altro elemento diagnostico per poter conoscere e distinguere una pianta da un'altra simile consiste anche in come si dispongono le foglie lungo un fusto. Se sono per esempio alterne, avremo una foglia di qua, poi una più sopra, una di qua, quindi non sono invece opposte, come qui si dice che sono opposte, quando sono due, una di fronte all'altra sul nodo, e internodo è questa parte qui, come sapete. Quando invece ad ogni nodo ci sono più di due foglie, quindi formano proprio una sorta di cerchietto, quella si dice quella disposizione verticillo. Ci sono molte labiate, diciamo, piante con un fiore particolare, alcune di importanza alimentare, che hanno questa caratteristica. Adesso, questa è la parte forse un pochino più carina, più perché insomma. Allora, del fiore, questo è un fiore di borraggine. Quanti di voi vanno a raccogliere in primavera e estate lo conoscono bene. E dicevamo prima, adesso vi faccio vedere pure il fiore della mandragora, che l'ho messo proprio apposta. Allora, guardate, il fiore può essere chiaramente, come sapete, o terminale, oppure si può trovare al lato per esempio di una foglia o di una brattea. In questo caso la foglia è detta foglia ascellante, è come se cioè partisse da qui, solo che l'ascella invece di andare verso l'alto, il basso va verso l'alto, quindi è più o meno la stessa cosa. Vado velocemente su questo perché nel corso della storia evolutiva delle piante, per poter, diciamo, soprattutto le piante che si riproducono, quasi tutte queste, per riproduzione sessuata, naturalmente hanno dovuto mettere a punto una strategia per assicurare questa funzione biologica importantissima per la sopravvivenza della specie. Che cosa è successo nel tempo? È successo che l'ultima parte, probabilmente, questo qui del fusto, a volte, o la parte laterale, insomma, alla fine si è ingrossato e quelle foglie, ha preso il nome di talamo, se si va sul vocabolario, il significato è di letto nuziale. Cioè il letto dove avviene, diciamo, l'accoppiamento, chiaro? Quindi ha assunto questa forma perché? Per accogliere gli organi della riproduzione. Organi della riproduzione che originariamente, presumibilmente, dovevano essere delle foglie, che però poi nel tempo, piano piano, si sono trasformate in organi riproduttori e quindi hanno formato i petali in un fiore completo, e poi vediamo che ci sono anche fiori privi di petali, privi di sepali e così via. E il fiore completo è formato da sepali, quelli verdi, questi qui, e se io vedo questa parte, questo calice dall'alto, per esempio vedo un cerchio, e ho fatto questi cerchi per passare un concetto, cioè che la disposizione di tutte queste cose in un fiore non è casuale, ma segue una logica, anche geometrica. Perché immaginate che questa parte ingrossata era evidentemente la parte del fusto finale, allungata, che poi si è accorciata e si è ingrossata. Quindi, se io avevo per esempio due vertici, due nodi a questa altezza, quando in questa parte si è accorciata e ingrossata, questi due nodi si sono sovrapposti
allargandosi questa parte qui, magari un cerchietto è rimasto al centro e uno è rimasto un pochino più laterale, più periferico, così che questa parte periferica ha ospitato i sepali, questa parte più centrale i petali e questa parte qui, la parte maschile, gli stami, e la parte centrale, la parte femminile, il stilo. Ora, un elemento importantissimo per distinguere le piante, anche eduli da quelle non eduli, risiede proprio nello studio del fiore. Questo che significa? Che noi, per esempio, molte piante in questo periodo non le troviamo, non le possiamo classificare bene a meno che non le conosciamo, perché dobbiamo aspettare la loro fioritura. La maggior parte delle piante, come ha detto Antonio, sono longidiurne, cioè amano un fotoperiodo, un periodo di illuminazione più lungo, e quindi è chiaro che ce ne ritroveremo tutte in primavera e in estate. Ecco perché questo corso, secondo me, anzi no, lo abbiamo già un pochino pianificato, lo faremo, e lo faremo anche molto pratico, ricco di contenuti, in modo tale che si esca da qui, diciamo, in grado di conoscere almeno quelle 50 specie utili per poi poter essere autonomi, insomma. Allora, dicevo, quelle che vedrete in questo video invece sono, appartengono alle cosiddette brevi diurne. Brevi diurne perché, nonostante il fotoperiodo, il periodo di illuminazione breve, loro comunque si sono adattate a vivere in un periodo magari un po' più sfavorevole dal punto di vista climatico rispetto alle altre piante. È una strategia anche quella del sopravvivere, però per trovarsi un posto, insomma, nella biosfera. Ora, il fiore può essere sostanzialmente riconducibile a questi due modelli strutturali. In un primo caso, vedete, noi abbiamo sia la parte esterna, abbiamo detto il calice, immaginiamoci il calice di vino, che ha questa funzione di proteggere il fiore, e poi all'interno ci sono i petali. Una corolla così fatta rappresenta un involucro fiorale cosiddetto, ed è detta in termini botanici perianzio. Molte volte invece, questo è il caso del crocus, è il caso per esempio dei gigli, dei tulipani, dove non so se diciamo, avete mai notato, non esistono, noi non vediamo dei sepali esterni, ma vediamo tutte queste, tutti colorati. Questo perché? Perché nel tempo, anche lì, c'è stata un'evoluzione. I sepali che praticamente hanno preso il colore di petali, e quindi a questo punto non si parla né di sepali né di petali, ma di tepali. Vedete che la terminologia diventa anche un pochino pesante, però purtroppo dobbiamo sopportare, sai? I botanici, no, ma ci stiamo mantenendo morbidi, ma proprio per voler per non appesantire, perché non ha nessun senso, insomma, no? Però queste cose così, giusto per curiosità pure. Allora, poi, altro elemento diagnostico. Molte volte la chiave, quando io prendo un fiore, mi chiede, ma per esempio, qua stiamo il calice. Che è successo? Ma che è successo? Pallone, scoppio di pallone. Ah, il calice, che è la parte esterna dei sepali, in un fiore completo naturalmente, presenta i sepali separati oppure li ha tutti congiunti, saldati insieme a formare una sorta di coppa, un bicchiere praticamente. Io devo saper rispondere, ma semplicemente con una lente, ma anche a volte a occhio nudo, riesco a distinguere questo dettaglio. In questo caso si dice che il calice, cioè questo, questo qui, è diali sepalo, sepalo sono quelli, diali cioè sepali separati, in questo caso sono tutti termini che derivano dal greco, voi siccome siete della Grecia, bene o male dovete avere confidenza con questo. Anche se in greco è tipo, beh no, cioè, gamos, no, sono le nozze, e quindi vuol dire che sono sepali, sepali uniti insieme. Allora, e lo stesso si dice della corolla. Ci sono corolle che hanno i petali separati e corolle che invece li hanno fusi insieme. E anche in questo caso si distinguerà la corolla di amichele dalla corolla gamo petala, va bene? Poi ci sono le forme, sono tantissime, io ne ho messa qualcuna. Per esempio questa qui della borragine, i botanici hanno pensato bene di definirla una corolla rotata. Se infatti io vado sulla chiave
dove c'è la descrizione della pianta, dice pianta con corolla, fiori con corolla rotata. E che vuol dire? Vuol dire questo, è una via di mezzo tra una corolla che ha i petali liberi e una che invece li ha uniti insieme. Solo che da sopra noi non la vediamo, ma sotto, se noi togliessimo questi, i primi due, vedremo la parte basale della corolla fusa insieme a formare una sorta di piccola corolla e poi a un certo punto i petali si liberano. Questo significa corolla rotata. È importante questo perché è una delle piante alimentari. E questa è una caratteristica che dobbiamo conoscere e ricordare quando ci troviamo davanti ad una pianta che simulerebbe questa, ma non lo è. Posso andare avanti? Sì, ormai tanto. Andando benissimo. Grazie. No, vabbè, guardate, queste sono veramente argomenti che possono essere pesanti, però purtroppo bisogna, quando si fanno corsi di sistematica, e qui bisogna sapere queste cose. Certo, noi oggi una chiacchierata dobbiamo fare, anzi ne approfitto così diamo proprio un intervallo a questi argomenti. Tanto poi stiamo, diciamo, altro quarto d'ora, 20 minuti, poi vi faccio vedere qualcosa. E il direttore prima, Antonio, diceva che noi stiamo pensando di organizzare anche degli incontri di etnobotanica, cioè di storia delle piante legate alla storia dell'uomo. E prenderemo in esame l'ulivo e la vite, perché sulla vite abbiamo già un programma e si svilupperà così. E non vi farò vedere tutte queste cose, ci mancherà, se no veramente li chiudiamo in una camera di tortura e ovviamente non lo faremo. Ma sarà strutturato in questo modo: ci sarà una prima parte, 20 minuti, mezz'ora di chiacchierata, vi faremo vedere tutta la storia della pianta, dalle origini, da quando cioè la terra si è formata, quando sono cominciate a comparire le prime angiospermi a fiore, a cui appartiene anche la vite, fino ai giorni nostri, però incrociandola poi con la storia dell'uomo. E quindi si parlerà poi di scoperta dell'uomo, da parte dell'uomo nei confronti della vite, dei suoi frutti, della fermentazione alcolica che è comparsa sulla terra dopo la comparsa della vite, sicuramente molto ma molto dopo, quindi il vino è un prodotto dell'uomo, ma la fermentazione no, la fermentazione è un processo naturale che è comparso probabilmente 80 milioni di anni fa, con un enzima, chi fa vino sa che c'è il Saccharomyces che si usa per queste cose, e da quel momento l'uva ha cominciato a fermentare. Probabilmente i primi uccelli, i primi animali se ne sono serviti, perché poi è gradevole, no? Quel sapore un po' aspro e pungente dell'uva fermentata. L'uomo ha imparato a conoscere questo aspetto e se ne è appropriato. E siamo arrivati ai giorni nostri. Quindi faremo questo incontro dedicato a questo aspetto e poi mi sono permesso di parlare con il sommelier graduato, quindi verrà qui in livrea e ci farà un mini corso di 2-3 ore di analisi sensoriale del vino e ci dirà anche come bisogna accompagnare vari menu con i vari vini. Se lo gradirete, noi stiamo cercando di organizzare queste cose qua. Questo è un modo anche di legare sempre di più l'uomo alle piante, di far capire insomma che dobbiamo custodire, perché sono un patrimonio che ancora oggi ci riservano tantissime sorprese che noi non conosciamo. Possiamo andare avanti? Volete un caffè? Volete? No, perché la fase post-prandiale, la peggiore, le parte che è stata aperta questi argomenti. Ma facendo proprio, mi dovresti dare un premio Nobel a tutti quanti. Allora, abbiamo. Sono argomenti interessanti e ci tengono sveglio. Sì, però diciamo la parte più interessante è la parte, come la devo mangiare, come la devo cucinare. Però questo abbiamo pensato, questo è propedeutico per avere un po' una conoscenza un pochino più dettagliata, per sapere, perché poi vedremo adesso perché. Ci stiamo arrivando. Allora, abbiamo parlato dei sepali esterni, dei petali interni, adesso andiamo all'apparato riproduttore. Apparato maschile, che è questo qui, androceo si chiama nel termine, vedete, è fatto da tutte questi bastoncini qua e questi filamenti, queste sono le antere. E sono delle teche che all'interno producono il polline, poi si aprono, lo lasciano cadere e il polline, questo vedete è un giuccello vario, questo è lo stilo, questo è lo stigma tripustilato fatto a tre, cioè
e da qui entra il polline. Poi il polline, una volta che si deposita qui su, non è che cammina da solo e va giù a fecondare le uova che sono racchiuse nell'ovario che sarà qui, no, si ferma, viene stimolato da questo contatto a produrre un tubo pollinico, si chiama, questo tubicino si inserisce nella cavità che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Il tubo sopra c'è scritto granulo pollinico, vedete? Si inserisce piano piano nella cavità e va a finire dove nella, diciamo, nell'ovulo dell'ovario, dove ci sono le uova, diciamo, gli ovuli, e va a fecondare chiaramente questi. Ecco come avviene la fecondazione, quindi è un processo davvero importantissimo. In molte piante questo processo può avvenire solo con l'ausilio degli insetti. Per esempio le composite, quelle cioè che vedremo hanno questi fiori complessi come la margherita, la cicoria, hanno bisogno degli insetti e gli insetti svolgono un ruolo fondamentale, come vedremo. E purtroppo gli insetti, soprattutto prolubi, così chiamati, come l'ave, il bombo, stanno piano piano riducendosi di numero a causa dei pesticidi, dell'inquinamento chimico che c'è in agricoltura. E quindi adesso in Italia, un po' in Europa, sapete che in Europa si è dato questo piano di sviluppo ecosostenibile, il cosiddetto Green Deal. Il nostro paese si è dotato del PNRR, che speriamo però sviluppi ancora di più il discorso sulla biodiversità, che io sento parlare solo di energia e non è quello lo sviluppo ecosostenibile, o almeno non è solo quello, e perché dovremo ricominciare a ridurre sicuramente la chimica in agricoltura per ridurre tutti i danni a carico non solo di chi la ci lavora in campagna, ma anche dei consumatori e soprattutto di tutta la fauna che c'è, che abita, diciamo così, che vive negli agroecosistemi. Tra questi sicuramente gli insetti probi. Ci sono dei progetti, vi dicevo, finanziati dalla Comunità Europea, che stanno, dove si sta tentando di reintrodurre insetti impollinatori laddove sono stati distrutti. Ecco, allora l'ovario, questo sconosciuto. L'ovario, immaginiamocelo come una botticella così. Se io lo taglio, questo lo farei qui sotto lo stereomicroscopio con una lama, lo taglierei e no, in sezione da sopra, può apparire così, va bene? Può essere, immaginiamocelo come la casa dove ci sono gli ovuli, e quindi un appartamento può avere o un vano monolocale, e quindi in questo caso è uninoculare, oppure può avere due vani e così via, quindi sarà B, tri, quadriloculare, cioè più grande sarà, tanti più semini avrà l'interno, tanti più ovuli avrà l'interno. Certamente è chiaro che se lo spazio resta questo e i lobi diventano sempre più piccoli, gli ovuletti diventano sempre più piccoli di dimensioni, però magari più numerosi. Questo è un po'. Diciamo, ma non funzionano ancora quali che sono diversi. Non c'è nessuna funzione, no? Perché quella è stata una evoluzione naturale di tante, peraltro anche qui l'ovulo, l'ovario, si è formato da foglie che si sono specializzate. Cioè magari il primo passaggio è stato due foglie che si sono specializzate, si chiamano quei carpelli, quelli che formano l'ovario, si sono fusi insieme e hanno creato un primo ovario. Questo, la funzione è quella di racchiudere all'interno, è chiaro, no? Di proteggere, come avviene in tutti gli organismi, anche noi abbiamo la stessa più o meno logica. Non c'è un motivo per cui una pianta ha un ovario così e un'altra pianta piuttosto plurinoculare. Certamente se ci sono più spazi, più lobuli, io penso che da un punto di vista adattativo è meglio, perché se muore, se si danneggia una parte dell'ovario, e beh, resta tutta la parte integra che continua a garantire la produzione degli ovuli. È da leggere così, chiaramente, però sono fenomeni che sono avvenuti così nel tempo, selezionati dalle condizioni ambientali. Questo è tutto. Questo ve lo risparmio perché è proprio un aspetto prettamente botanico. Questo invece vi faccio solo vedere, ma l'abbiamo visto prima, è la parte centrale e la parte femminile, abbiamo detto, d'accordo? Ci sono, questo che abbiamo descritto poco fa è un fiore completo ed è detto anche un fiore bisessuale o ermafrodita, cioè
nella stessa struttura convive sia l'apparato maschile sia l'apparato femminile, però non sempre è così. Diciamo che nella maggioranza dei casi è così, nelle erbe che noi raccoglieremo è così. Però a volte succede che i fiori possono, per aborto, diciamo così, di una componente maschile o femminile, diventare unisessuale. Così avremo fiori maschili e fiori o fiori femminili. Molte volte possiamo essere, diciamo, tratti in inganno quando vediamo un fiore e vediamo entrambi gli elementi maschili e femminili. Però come facciamo a dire, per esempio, che quello è un fiore unisessuale nonostante abbia stami e pistilli? Lo possiamo fare con l'ausilio anche del microscopio, perché un fiore, per esempio, femminile, che ha magari gli stami, sicuramente avrà quella parte, questa parte qui dove si produce il polline, sterile. Questo con una, diciamo, analisi microscopica può essere tranquillamente svelato, perché all'interno non ci sarà polline, no? Questo è uno degli esempi. E quindi questo significa che in natura le piante possono avere o fiori completi, oppure possono avere fiori maschili su una pianta e fiori femminili su un'altra. È il caso, voi conoscete il ginepro, la cicas, ce l'abbiamo tutti in casa, in giardino. Ebbene, le cicas sono, ci sono cicas femminili e cicas maschili, per cui per la riproduzione hanno bisogno comunque di entrambi i sessi, altrimenti riproduzione, cioè la specie finisce col soggetto che noi abbiamo. E, mentre ad esempio nell'albero di noce noi possiamo incontrare sulla stessa pianta i due fiori, i due tipi di fiori, maschili e femminili. Sempre dal greco, gli autori hanno pensato bene di chiamare queste piante piante dioniche, che vuol dire oikos. C'è anche un'agenzia immobiliare, non voglio fare pubblicità perché, ma c'è, e significa casa, no? E quindi dio casa, due case, vuol dire che i fiori in questo caso hanno scelto due case diverse. Le femmine se ne sono andate a vivere finalmente da sole su un altro, e i maschi hanno detto andiamoci a vivere su un altro. Questa è la situazione, può darsi che prima o poi arriveremo pure noi, come specie. È una strategia per sopravvivere più a lungo, per entrambi i sessi. E invece, nel caso, diciamo, molto comune, abbiamo questa situazione, dove sulla stessa pianta c'è fiore maschile e fiore femminile, oppure addirittura le piante cosiddette poligame, che amano, cioè la poligamia, abbracciano tutti questi fiori, maschili e femminili e completi. D'accordo? Poi altra materia per, diciamo, rompicapo, ma questo è semplice, è importante la simmetria. Una buona parte dei fiori hanno una simmetria come questa qua. Quando guardiamo questo, a che cosa possiamo pensare? Qualcosa che ha una stella, per esempio. Perfetto. E quindi questa è una simmetria stellata, raggiata. E quello accanto invece non è simmetrico, anche se apparentemente lo potrebbe essere. Che si intende per simmetria allora? Si intende per simmetria quella se lo divido in tutti i sensi, io ottengo sempre due parti uguali. Se invece questo lo divido per così, non ottengo due parti uguali. Se lo divido una sola, a un solo piano di divisione. Ma se io lo faccio orizzontalmente, io perdo quella simmetria, quindi non è simmetrico. Questo significa, va bene? Per esempio, questo tipo di fiori asimmetrici lo ritroviamo molto nelle piante, nel rosmarino, nella salvia, nella lavanda, che hanno peraltro nelle bocche di leone. Orchidee, diceva il dottore. Nelle orchidee, chi l'ha detto? Certo, bravo, no, hai detto bene. Questa volta non ti chiedo, ma hai detto bene. Quindi tutte queste piante hanno, che abbiamo, si chiamano labiate, perché hanno un fiore asimmetrico a forma di labbro. E questo tipo di fiore si dice anche zigomorfo, cioè forma asimmetrica. Mentre questo si dice attinomorfo. Attino è la stella, no? Ecco. Infatti le stelle di mare si chiamano attini. Questi sono i fiori con i quali voi vi imbatterete, molto spesso andando fuori in campagna, perché sono, appartengono a quella famiglia cosiddetta asteracee oppure composite, molto diffusa.
e che è ricchissima di piante alimentari. Va bene? Quello di sinistra lo conosciamo tutti, è un fiore di cicoria selvatica, e quello di destra invece è una margheritina. Qual è la differenza? Anche qui ci sono delle differenze, cioè quello che noi chiamiamo fiore in realtà è un'infiorescenza, perché ogni elemento di questi o questo rappresentano un fiore, solo che qui sono tutti uguali e si chiamano fiori liculati, li vedete in alto a sinistra, con una lingua, diciamo, allungata. Qui invece sono di due tipi, ci sono questi a lingua, quindi questo è un fiore, e questi che sono dei tubulini inseriti sul ricettacolo, che sono tubulosi e sono strutturati come quello in alto, lo vedete? Perché si sono messi insieme? Non c'è un finalismo in natura, però sicuramente questa aggregazione, questo consorzio, questa cooperativa, diciamo, avvenuta nei millenni, ha premiato questa famiglia. Infatti è molto diffusa. Perché l'ha premiata? Perché ha messo in atto una strategia di sopravvivenza utile in questo caso ad attirare insetti impollinatori, in quanto se queste piante avessero mantenuto queste dimensioni di ogni singolo fiore, stiamo parlando di fiori con dimensioni molto ridotte, molto modeste, e quindi che non avrebbero magari probabilmente attratto l'attenzione degli insetti deputati all'impollinazione. Con questa strategia invece si sono messi in cooperativa, quindi le cooperative le inventate l'uomo copiandole dalla natura, ma le cooperative che esistono già in natura, e hanno messo insieme le forze, si sono uniti ed è uscito fuori questo risultato. Soprattutto questo colore, il giallo, attrae molto gli insetti in campagna. Chi ha un lo sa, adesso ci sono le trappole, non biologiche. Il giallo. Determinati insetti sono proprio particolarmente attratti, ma molti insetti, un giallo cadmio soprattutto. E allora, va bene, ho detto tutto di qua. Vi faccio vedere l'evoluzione di un fiore di quelli che vedrete. In alto a sinistra comincia così e poi piano piano vedete che spuntano fuori tutti questi fiorellini che noi chiamiamo impropriamente petali, che in realtà sono petali ma di ogni fiore però, e poi alla fine questa parte secca e muore, perché naturalmente, guardate, la fecondazione è avvenuta, ma perché è avvenuta? Grazie a qualche insetto che ha favorito l'impollinazione di ogni singolo fiorellino, andando da un fiore all'altro e trasportando il polline da una pianta all'altra. In questo modo ha favorito anche la riproduzione incrociata. Se questa pianta non avesse avuto questo meccanismo, probabilmente non avrebbe avuto quel successo che ha avuto la specie, una determinata specie, perché intanto i semi, qualora si fosse verificata una autofecondazione, sarebbero caduti ai piedi della pianta e quindi la pianta avrebbe colonizzato soltanto quell'area. In questo caso invece l'insetto, trasportando andando a fecondare altre piante, intanto ha favorito l'incrocio genetico e quindi la variabilità. La variabilità che è alla base della biodiversità. Senza variabilità non ci sarebbe biodiversità. A partire dal gene, dal DNA di una singola cellula, dalla cellula, l'individuo, la specie, il gruppo, la comunità, il paesaggio. E diciamo, la biodiversità ha creato tutto questo. Allora, qui che cosa è successo? Che alla fine si arriva a questa situazione. Questo qui è il frutto delle composite. Questo barilotto qui si chiama achenio, è piccolissimo, lo si vede allo stereo microscopio che sta spento, adesso non ne abbiamo materiale, ma poi lo vedremo in primavera, li vedremo avanti. E guardate che strategia, questo è un elicottero, no? Un ombrellino, perché tutta questa piuma, quando eravamo bambini in casa entravano delle finestre, ogni tanto quelle che chiamavamo angioletti, angeli, che volavano, che sono questi. Questo ha la funzione di rendere più leggero dell'aria che sta struttura, perché deve trasportare questo bottino, lo deve trasportare lontano dalla pianta dalla quale si è originato, perché l'obiettivo è quello di obiettivo che diciamo noi, la pianta non ha nessun obiettivo, è quello di colonizzare un areale sempre più ampio, ed è questa la base del successo di sopravvivere, colonizzare altre aree.
È chiaro che poi, una volta che questo raggiunge un'altra area, deve trovare le condizioni di terreno ideali, le condizioni ambientali, non tutti si schiudono poi, è chiaro, germinano, però nel momento in cui trova quelle condizioni ideali, ecco che la pianta si è diffusa in altre parti della superficie, diciamo. Qui concorrono due fattori alla riproduzione di queste piante. Abbiamo detto che gli insetti sono importanti per questa, questa diciamo, riproduzione incrociata tra le varie piante, quindi per mantenere alta la variabilità, ma ci vuole anche il vento, perché questa è una struttura che l'insetto non sa come usare. Qui ci vuole il vento, allora noi abbiamo una doppia fecondazione, quella, un doppio intervento, quello entomogamo, cioè dell'insetto, e quello anemogamo, anemos è il vento. Occorre il vento come forza che spinge questa, ma sicuramente spinge anche il polline da una pianta all'altra. Ecco, qua ci vogliono questi due, sono fondamentali questi due, diciamo, fattori. Sulle infiorescenze io le salterei, mi perdonerete o no? Perché sennò entriamo troppo nei tecnicismi e non va bene. Invece vi voglio fare vedere una considerazione, come si classifica una pianta, se volete. Allora, non apro neanche questi, vi dico quello che io mi ricordo, perché poi dovrei seguire. Praticamente quando io uso una flora, la flora è certamente l'elenco delle specie che vive in un ambiente, ma la flora per un botanico è anche questa, è la raccolta di tutte le piante in un volume. Queste flore, questa è quella più piccola che io ho, e questa me la porto con me, questa è stata scritta negli anni 60, figuratevi, da un botanico che ormai non c'è più, triestino, trentino, e queste flore che cosa hanno di particolare? Che hanno, non lo faccio vedere più qui, hanno una cosiddetta chiave analitica. Che cosa vuol dire? Allora, questo discorso delle chiavi, ve le faccio vedere, eccole qui, vedete, è una serie di cose, di indicazioni, adesso vi dico come si fa, perché poi spero prima o poi di poterne fare qualcuna per uso comune, per identificare le piante del territorio, se il comune così ci sosterrà un pochino, perché diciamo che servirà per offrire un servizio alla comunità e fare una raccolta anche consapevole, insomma, sicura, è chiaro, per non raccogliere cose che non si dovrebbero. Allora, vi stavo dicendo, che cosa sono queste chiavi? Come la chiave? La chiave noi la usiamo per aprire una porta. Allora, in questo caso i botanici hanno inventato un sistema fatto di due opzioni. Cioè io adesso sono di fronte a questa pianta, che è una rucola, lo sappiamo tutti, va bene? Però sappiamo che si chiama rucola, ma il nome scientifico lo conosciamo? No? E allora come facciamo? Partiamo dalla struttura della pianta e dal fiore. Questa chiave, per esempio, mi dà due possibilità. È come se io con questa chiave ho due porte. Una alla serratura di quella porta e l'altra no. E quindi una mi consente di entrare in un vano dal quale poi io mi reco via via in un vano successivo e così fino ad arrivare alla fine dove mi devo andare a prendere quello che sto cercando. Ecco, questa è la logica delle chiavi dicotomiche, si chiamano così. Dicotomiche perché offrono due opzioni. In questo caso la chiave, questa me la sto inventando di Salamianca, però secondo me va bene, mi potrà dire il fiore, da quello che abbiamo visto, un po' mi interrogo, il fiore è simmetrico o asimmetrico secondo voi? Simmetrico. È simmetrico. Allora, la prima cosa mi dice, è simmetrico, asimmetrico? Io che scelgo? Simmetrico. Allora, questa scelta che ho fatto mi porta ad un numero. Dice, vai al numero, è come il gioco dell'oca, no? Vai al numero 6, per esempio. Vado al numero 6 e mi dice, i petali sono bianchi o di altro colore? Di altro colore. Allora vado al numero di altro colore. La disposizione dei petali è a stella? Guardate bene, io ho fatto un segno che è la croce e no, e quindi poi se io dico no mi dirà sono disposto, alla fine arriverò disposti a croce? Sì, e vado alla famiglia che contiene questa specie,
è la famiglia delle crucifere, d'accordo? Croce. Quindi la rucola appartiene alla famiglia delle crucifere, d'accordo? Poi entro nella famiglia, naturalmente nella famiglia ci sarà un altro, diciamo, un'altra spinza di chiavi, perché io poi devo arrivare al genere, e poi una volta che arrivo al genere devo arrivare alla specie, quindi la famiglia avrà un certo numero di generi che vi risparmio, diciamo. E quando io ho identificato il genere, in questo caso per esempio è Diplotaxis, d'accordo? Perché mi chiede per esempio la forma del frutto è una siliqua? Sì, la siliqua è una cosa allungata così, voi avrete visto di solito accanto all'infiorescenza della rucola sotto, che sono i fiori che maturano prima, quelli più vecchi, si sono trasformati in frutti, no? E quindi si sono trasformati, il frutto è allungato, sottile, quella si chiama siliqua. Allora è una caratteristica di, per esempio, di questo genere, un po' di tutte le crucifere, però in questo genere ha delle caratteristiche specifiche. Per esempio è molto più lunga, è 6-7 volte più lunga che l'altra, addirittura più di 10 volte. Quindi io, seguendo queste indicazioni, arrivo al genere, Diplotaxis. Una volta che entro nel genere, potrete immaginare, ci saranno poi poche specie ormai, no? da scegliere, perché poi il discorso qual è? Che quando sono al monte della chiave ci sono centinaia di opzioni, non posso sapere, ma man mano che io scendo di livello organizzativo, cioè dalla famiglia passo al genere, è chiaro che il numero di opzioni si riduce, per fortuna, se ho però indovinato, diciamo azzeccato, perché se io gli ho dato alla chiave una indicazione sbagliata, se io scelgo un'indicazione sbagliata, ho perso un sacco di tempo. Ecco perché sono importanti quelle noiosissime nozioni che si fanno di morfologia, proprio per evitare di perdere tempo uno che lavora, perché questo è un lavoro. Si viene chiamati per esempio per identificare la flora di un territorio. Un'amministrazione vuole fare una valutazione di impatto ambientale perché magari gli deve sorgere, non lo so, una centrale nucleare, dico così, speriamo mai, e deve sapere per esempio se ci sono emergenze ambientali dal punto di vista naturalistico, quindi botanico, e quindi il compito di un botanico è quello di fare la cosiddetta checklist, cioè la lista completa della flora di quel territorio. Chiaramente si usano questi sistemi, altrimenti immaginatevi quanto tempo uno perderebbe a classificare 200 piante, se ne andrebbero anni e anni. Quindi una volta che io sono entrato nel genere di Diplotaxis, alla fine attraverso queste chiavi analitiche arrivo alla identificazione del nome di Diplotaxis temifoglia. Temifoglia perché ha la foglia che era. E infatti noi ce la mangiamo, no? Facciamo un altro esempio veloce. Questa è un'altra Diplotaxis che cresce accanto a questa. Somiglia molto alla rucola e in effetti fa parte sempre dello stesso gruppo. Allora, questa è la borragine, la vedete? E questo al centro, questi sono i frutti, è un tetra, cioè 4 achenio, questi sono degli acheni, vabbè, sono delle forme come quelle delle composite, solo che è una forma diversa, però è un tetracheno. Guardate, memorizzate bene la foglia, vedete come è fatta, poi vi faccio vedere perché dico questo. Vabbè, questa, attraverso questo percorso logico, anche qui arrivo a identificare la specie. La stessa cosa faccio con la scoria e così via, con il papavero, eccetera, eccetera, eccetera. Consentitemi gli ultimi 10 minuti, se non vi ho torturato a sufficienza, siete ancora in grado di sopravvivere? Ok. Allora, avevamo accennato prima di andare così che è importante sapere queste cose per non commettere errori, ma su questo, ripeto, magari potrebbe essere proprio oggetto di un corso pratico per evitare danni, diciamo, alla salute legati a una raccolta sbagliata. Allora, questo è un grande
dipinto di un autore francese e ritrae Socrate nel momento in cui sta bevendo la cintura. Peraltro queste sono cose che noi abbiamo apprese da Platone con la famosa apologia, no, di Socrate. La cintura, appunto, che è questa qui in basso. Quante volte abbiamo visto piante, queste ombrelle là fuori, no? Magari non è cintura per fortuna, però in effetti qualcuno ha detto la carota. E allora ecco qual è il, diciamo, il punto su cui molti si sono confusi e si sono avute intossicazioni e anche mortali, perché magari apparentemente io raccolgo questa, sono convinto che era proprio la carota selvatica, la Daucus carota così chiamata, o il prezzemolo selvatico e così via. In realtà ho raccolto questa. Ci sono, non ci soffermiamo oggi, ma ci sono elementi morfologici che se conosciuti ci consentono, ma posso anche non riconoscerli, però una volta che io la raccolgo, la porto a casa, se dispongo di queste chiavi, ma anche semplificate magari, per poter essere in grado di capire che specie ho preso, allora magari mi salvo pure la vita, oltre che la salute, prima la salute, oltre che la vita. Questi li conoscete anche, perché sono piante, per esempio, che in questa zona crescono nei sottoboschi, queste sono anche tossiche, per esempio, perché purtroppo, e qua sono soggetti soprattutto i bambini a incorrere in questo rischio, perché li vedono così grossi, pensano che siano bambini piccoli, no? È successo in passato. Questi purtroppo hanno all'interno, cioè, dei cristalli di ossalato di calcio, che sono, ma proprio veramente noi li abbiamo visti allo stereomicroscopio, che faremo vedere, sono come proprio delle saette. Nel momento in cui si prende una infruttescenza del genere e la si porta in bocca, queste saette proprio si infilzano nella mucosa boccale e quindi danno infiammazione. Oltretutto, quando questi raggiungono attraverso il canale alimentare lo stomaco, con l'acido cloridrico HCl che si scinde il sale e forma purtroppo lo salato di calcio, che è micidiale praticamente. No, acido ossalico, questo è, cioè scinde questo in due e si forma appunto questo qui. Acido, e questo è il tossico, sì. Poi, ecco, questa è la mandragora, la vedete a sinistra? Allora, i fiori della borragine, vi ricordate che abbiamo detto che ha quella, diciamo, quella forma, e sono un po' diversi, però se uno non conosce bene questo aspetto morfologico, la scambia questa pianta per una borragine, la raccoglie, vedete che le foglie sono simili alla borragine? E molte, diciamo che ci sono stati in letteratura tantissimi casi di intossicazione, per fortuna molti risolti, però alcuni anche gravi. Questa è una pianta sulla quale torneremo nel discorso che faremo quando dedicheremo un capitolo anche alle piante magiche. Perché? Perché le piante hanno diciamo, alimentato molto la fantasia dell'uomo. Questa era una pianta usata in piccole dosi dalle streghe del Medioevo, che erano bravissime, perché non è che erano streghe in senso dispregiativo, ma quelle conoscevano l'arte della erboristeria meglio di qualsiasi altro, perché sapevano che era una pianta tossica, ma è una pianta allucinogena per i contenuti che ha di alcaloidi. Allora, usandone una piccola quantità, dà questo effetto come la droga, naturalmente, perché va ad occupare determinati recettori del sistema nervoso centrale e evoca gli stessi effetti della droga. Ma sembra, nei trattati medievali, questa è una cosa bellissima che poi vedremo, che praticamente questo effetto vissuto da queste donne, queste streghe, era quello di farle sentire volare presso altri ambienti non conosciuti, e quindi da lì presumibilmente si sarebbe sviluppata la favola che queste streghe volassero in altri posti per andare a partecipare ai sabba, d'accordo? Quindi se volete partecipare a qualche sabba, vabbè, dai ragazzi, io questo lo conoscete, dai, ci piace molto, però stiamoci attenti appunto che sono molti bulbi simili e per errore, per esempio questo a destra, si può, il corticum, si può raccogliere, che è molto, molto simile, che è più sbiancato, ma molte volte, siccome con la terra, uno non se ne accorge.
poi le foglie, vedete, è quasi simile, sono quasi simili. Quindi diciamo, ci vuole un po' di cautela, e con questo anche della borragine, vi dicevo, si può mangiare con moderazione. Allora, io spero di non avervi veramente, come devo dire, a parte gli anni, ma proprio passato. La materia, insomma, non è semplice da trattare in un'ora, qua ci vogliono dei giorni. E allora dicevo, sicuramente colgo la, diciamo, ritorno a quello che diceva Antonio e chiudo, noi faremo certamente in primavera un corso basato su questi aspetti, finalizzato a creare dei raccoglitori esperti, va bene? Quindi chi vorrà partecipare, se avete ancora il coraggio di partecipare alla luce di queste torture che oggi avete subito, siete i benvenuti. Vuol dire che avete avuto il vaccino e potete partecipare. Grazie e alla prossima. Domani. Domani mattina, domani alle 9 ci sarà la dottoressa Cogli e ci sarà la luce di quella droghina. O aspettiamo, o senza nulla togliere a quello che ci ha detto e che ci ha veramente entusiasmato. Però viene benissimo che per seguire quello che ha detto lui bisogna essere un po' addentro al mestiere, no? Invece la parte di domani è per la pratica, cioè io vedo, riconosco, prendo, sì, eventualmente cucino e mangio. Quindi quello lo faremo. Ci possiamo portare la borsa della spesa? Domani potremmo portare la borsa della spesa. Posso lanciare l'invito, approfittare, perché la collega che ha scritto quel libro lì, che è stato pubblicato con il quotidiano, quindi fatevi raccogliere un po' di materiale, come pure se dice, ah, scusa dottoressa, che devo andare a studiare a casa. Tenete presente che ovviamente siamo in una situazione in cui, come ha già spiegato Maurizio, non abbiamo una grande varietà di piante alimentari in natura, perché quelle le avremo, la maggior parte le avremo poi a partire da febbraio-marzo, insomma, no? Anche la stessa pianta del papavero, adesso c'è ma sono pochissime, è ancora piccolina, invece voi sapete il papavero si sviluppa a febbraio, no? Febbraio-marzo, insomma lì abbiamo la maggior parte delle papaine, insomma. Non è il momento ideale per la raccolta, chiaramente. Adesso abbiamo poche piante, abbiamo il salmone, qualche cecora, ma grazie a quello è buono. 4-5 insomma ne abbiamo. Ma ci sono anche delle zone. Invece in primavera ci sono la specie da mangiare. Non tutte le condizioni. Il microclima. Ecco perché il corso, diciamo questo se vogliamo, è un corso di apertura, un po' anche sperimentale, per vedere la visione, quanto. Poi volevamo mettere anche la prova noi, alcune, in realtà volevamo mettere la prova noi. Quindi c'è stato un esame che ho fatto. Sì. Ah, se l'avessi saputo. Grazie. Quindi domani ne sarà sicuramente più di. Domani c'è stato tutto. Sì, portatevi il coltello, tanto poi se qualcuno ve lo si fa male, se non 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 lo si siamo noi, in teoria potremmo anche decidere se le 9.30 o le 10, o decidere no, noi. No, noi abbiamo messo le 9.30 per un momento molto semplice, siccome è sabato, in un periodo in cui è quasi prefestivo, noi pensavamo...